dalle sue origini in Gran Bretagna, a partire dal XVIII secolo, la rivoluzione industriale cominciò a diffondersi in tutta Europa, producendo profondi cambiamenti sul lavoro, la società, il paesaggio. A questi cambiamenti gli artisti risposero in maniera diversa. Alcuni reagirono con nostalgia del passato, altri con una critica sugli effetti dell'industrializzazione, altri ancora con entusiasmo e speranza per il progresso verso un mondo migliore. Uno di questi entusiasti fu Joseph Wright, che trascorse la maggior parte della sua vita nella nativa città di Derby, importante centro manifatturiero. Molte delle sue opere principali riflettono l'euforia della scoperta scientifica e dei progressi nella produzione meccanizzata. Wright conosceva molti eminenti scienziati e industriali della sua epoca, inclusi Josiah Wedgwood, Erasmus Darwin e James Watt, e la sua conoscenza diretta degli studi scientifici e dei macchinari gli consentì di rappresentare con precisione la nuova tecnologia. Intorno al 1770, Wright dipinse 5 notturni che raffiguravano botteghe di maniscalchi e miravano a enfatizzare la natura eroica del lavoro. Una fucina per il ferro mostra un uomo intento a posizionare un lingotto rovente sotto un maglio a leva azionato ad acqua, del genere che aveva sostituito gli strumenti manuali del maniscalco. Il fonditore fa una pausa dal lavoro per guardare la sua famiglia che, proprio come lui, è inondata dal caldo bagliore della fucina. Il suo bel panciotto a righe e l'atteggiamento rilassato suggeriscono prosperità e comodità, di cui la tecnologia ne è la fonte. In primo piano un uomo anziano, probabilmente il padre del proprietario, contempla la scena. Sebbene in maniera diversa, l'industrializzazione cambierà la vita a tutte e tre le generazioni presenti nel dipinto. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!